messo stamattina, oggi verremo non una bastonata, ma trasformeremo il bastoncino morbido, in questo caso, mi raccomando, utilizzate sempre i guanti quando toccate, ecco, come in questo caso, i mangimi per gli uccelli, tutti i mangimi, perché questo è importantissimo. Utilizzeremo un chilo di gelé secco all'uovo, poi ognuno utilizzerà quello che ha. In questo caso stiamo utilizzando questo per farvi vedere alla fine come sarà il risultato. A Bari prenderemo per la prima volta 20 kg di bastoncino lusso, perché l'ho visto di persona, Reggio Emilia, l'ho toccata e mi sembra ideale per fare diverse mie lavorazioni. Faremo quindi questo bastoncino morbido creandolo semplicemente con il mio olio, che ormai avete in tanti, infatti questo video è proprio dedicato a chi ha i nostri prodotti soprattutto, o chi è incuriosito e vuole provarli. Quindi utilizzeremo il mio olio, 15 grammi del mio fieno, che abbiamo già pesato, ecco, questi sono 15 grammi, per farvi rendere conto anche del volume, dato che si tratta di una tisana, è molto leggero, quindi è molto voluminoso. Aggiungeremo il fieno al bastoncino secco, quindi abbiamo detto un chilo di gelé o un chilo di un altro, sempre bastoncino secco. Andremo a miscelare il fieno al bastoncino, e poi abbiamo già pesato 80 millilitri, non so se volete scrivermi magari anche nel frattempo le dosi se avete una penna, 80 millilitri di olio di semi di girasole, al quale uniremo 20 grammi del mio olio. Mi raccomando, pesate sempre tutto quando fate queste lavorazioni. Andiamo a fare una leggera gelatina per far unire i due oli. Ovviamente abbiamo unito una parte di olio di semi, perché il mio è un olio concentrato che si utilizza 20 grammi per chilogrammo, metterne solo 20 grammi così si perderebbe, quindi lo abbiamo diluito nell'olio di semi, che poi è quello che servirà a rendere il bastoncino anche morbido. Versiamo quindi l'olio sul bastoncino, tutto l'olio che abbiamo preparato, e andiamo a fare prima una mescolata, ecco, sfregando con forza e molto bene l'olio al bastoncino. Dopo aver miscelato bene l'olio con il bastoncino, andiamo ad unire a 100-150 ml di acqua in base al bastoncino che utilizzate. Proverete inizialmente con 100 e poi passerete, se ce ne vuole ancora, vi renderete conto, a 150. Il nostro bastoncino, il CEDE, in questo caso ne richiede 150, quindi andiamo ad unire anche l'acqua versandola a filo. E andiamo a miscelare poi tutto sempre sfregando molto bene con le mani. In questo momento vi sembrerà molto umido, infatti se lo prendiamo adesso, vedete, è molto molto bagnato. Adesso lo lasceremo riposare per circa 10 minuti. Ci scusiamo il video di prima si è interrotto un attimino così all'improvviso, perché abbiamo ricevuto una telefonata. Ecco, il bastoncino quindi
l'abbiamo fatto riposare un quarto d'ora e il risultato, che ovviamente non potete toccare, lo potete solo vedere, è questo qua. Abbiamo ottenuto un pastoncino morbido, un cerè morbido all'uovo, ecco, se andiamo a premere vi faccio vedere che è bagnato. Come al solito noi queste cose ve le facciamo vedere, vedete che si compatta, ma non appena andiamo solo a toccarlo anche piano piano, senza fare nessuna pressione, ritorna praticamente perfetto poi per essere mangiato. Questo pastoncino lo consigliamo soprattutto a chi ha canarini pesanti, più malumba, tipo Norwich, Aggie, Gloucester, in quanto questi canarini soffrono spesso di tappi, quindi cioè delle feci che poi si fermano sulle cloache e tappano il canarino. Con questo pastoncino morbido somministrato per 4-5 giorni, vedete che i vostri canarini faranno le feci totalmente liquide e sparirà anche questo tappo. Questo ve lo dico perché noi l'abbiamo già provato sui nostri canarini, si può dare anche puro l'olio, ma somministrato così va benissimo, è una bastonata forte, quindi va somministrato ovviamente una volta a settimana o all'occorrenza se avete canarini per esempio infiammati o canarini che sono un po' impallati, che respirano male. È praticamente pieno di antibatterici, grazie sia al fieno, che è un mix di erbe officinali naturali, radici, fiori e spezie, sia l'olio, che è un mix di oli vegetali e contiene all'interno anche oli essenziali che sono antibatterici e antimicotici. Grazie a tutti, consiglio ovviamente a chi ha questi due prodotti di farlo, sarebbe inutile farlo con solo olio e acqua, perché solo olio e acqua conviene prendere un pastoncino semplicemente già morbido, perché alla fine le componenti che lo rendono morbido sono gli oli o i grassi. Grazie a tutti e buona serata.